Una turista straripante batte 3-0 la Sarnese. Partita senza storia, quella andata in scena alle cure di Torre De Greco, con i corallini che hanno dominato in lungo e largo la gara. Mister Giacomarro opta per un 4-4-2 con Abbagnale tra i pali, linea difensiva formata da Barbero, Somma, Imparato e Di Girolamo, a centrocampo Danucci, Petrone, De Rosa e Palumbo, in avanti il tandem d'attacco Picci e Vauco. Risponde la Sarnese con Sorrentino, Tortora, Thalia, Sanne, Liccardi, Mazzei, Iomazzo, Langella, Figliolia, Elefante e Guidelli. Veniamo alla cronaca. Il primo squillo della partita è della Turris. Punizione dai 30 metri, calcio a Vici e super risposta di Sorrentino che si distende e deve in angolo. 2 minuti più tardi ci prova De Rosa dalla distanza, controlla bene l'estremo difensore ospite. Al 20esimo occasione per i corallini, palla in mezzo del solito Danucci, Picci stacca bene di testa ma la sfera si spegne di poco alta. Al 22esimo cross tagliato di Barbero, stacco di testa di Picci e palla di pochissimo alto sopra la traversa. Al 24esimo Danucci prova la conclusione al limite dell'area di rigore, Sorrentino si distende e deve ancora in angolo. Alla mezz'ora ancora occasione Turris, stacco di testa di Picci, Sorrentino la sfiora e la palla si stampa contro la traversa. Al 34esimo arriva in vantaggio della Turris, punizione di Danucci dai 25 metri, pallone preciso sulla testa di Vacuo che batte il portiere ospite che esce male nell'occasione. La Sarnese rimane in 10, fa la centrocampo di Iomazzo che si becca il secondo giallo e finisce sotto la doccia. Al 64esimo occasionissima Turris, sugli sviluppi di un'azione manovata, la palla arriva a Petrone che riceve tutto solo sul lato destro dell'area di rigore ma calcia clamorosamente al lato. Al 70esimo arriva il raddoppio della Turris, cross dalla sinistra per Picci che fulmina di testa l'estremo difensore ospite. Ritorna al gol dopo la squalifica per il bomber corallino. A 10 dal termine la Turris cala il tris, doppietta personale per Evacuo che se ne va tutto solo sulla sinistra, arriva in area di rigore e batte un incolpevole Sorrentino. 3 punti importanti per ripartire e continuare a lottare per il campionato.